non ho detto una parola. E quello mi dice che io sono un dittatore, sono un antidemocratico. Voi mi votate e io sono un dittatore. Mi arriva la prima lettera dal Corecom. Mi arriva contestazione. TBM Super 7. Rispondiamo. Tu vuoi vedere che domani la sera la Guardia di Finanza? Sono stati gentilissimi, devo dare atto. Anzi, erano anche a disagio perché erano venuti con la divisa e con la macchina di servizio. Ha detto, onore, non è colpa nostra, ci hanno avvertito a noi, ma non vi preoccupate, voi state facendo il vostro dovere. Non hanno sequestrato i signori della stampa. Barata va a scrivere. Noi abbiamo consegnato, hanno acquisito, perché noi potevamo anche rifiutarci di dare le cassette. Poi dopo questo ne arriva un'altra lettera, questa volta l'associazione della stampa, tanto che voi parlate male di me della stampa, non me ne fotte proprio niente, guardate, non me ne fotte proprio niente, tanti signori giornalisti che sono pro Florido, fra poco fra vita c'è pure voi ospiti se mai. L'associazione della stampa mi contesta che io sto usando la televisione ad uso e consumo proprio e attacco i giornalisti. Prima volta nella mia vita che non ho attaccato mai un giornalista. Mi sono ribellato quando un giornalista, Mario Di Liberto, ho detto che voglio vedere pure la fotografia. Mario Di Liberto scrive su Repubblica e dice che io ho arraffato. Andate a vedere sul vocabolario se significa arraffare, rubare, con la forza. Io mi sono arrabbiato e questi contestano a me, non a suo coso curioso. Dopo la seconda lettera ne arriva la terza, perché noi abbiamo risposto con i nostri avvocati. E mi dicono, non è di nostra competenza. Adesso il provvedimento passa all'autorità di Napoli, il Corecom di Napoli. Ma non male, abbiamo finito. Era chiuso il discorso. In contraddizione a questa terza lettera, arriva la quarta lettera ieri sera, dovevo spegnere la televisione per quel tipo di trasmissione che io sto facendo tutte le sere. Avevano capito proprio male, doveva venire tutto un battaglione mobile, ma chi doveva venire? Perché io sto nella legalità, io ho prenotato gli spazi elettorali e dalla televisione dico quello che mi pare, sempre nel rispetto della democrazia e nel rispetto dei ruoli dell'essere umano. Ma questo a loro non conveniva. Stamattina mi chiama nuovamente il Coreco, la dottoressa, gentilissima. Sono l'onorevole Cito. Onorevole, non ce l'abbiamo con lei, meno male. E ce l'avete con me, ce l'aveva a fare, scusate. Però voi state facendo il vostro dovere, avete ricevuto una contestazione e voi dovete fare gli atti conseguenziali. Però dottoressa, la mafanimo, la campagna elettorale sta finendo. Voi state registrando quello che stanno facendo dalle altre televisioni? Sì, stiamo monitorando tutto. Beh, perché non mandate anche agli altri le lettere che state mandando a me? Perché se io non posso fare queste trasmissioni, non le possono fare nemmeno le altre da altre parti. Invece questo, i legalizzati stanno dicendo testa e corna. Poi la manifestazione di Capodanno, il 2000, ma ne ho costato tanto. Florido, tu non sei la manifestazione, non l'hai capito ancora. Quello sta pensando alla manifestazione del 2000, il millennio, perché la gente ha bisogno anche di questo. Non è che dice che uno si porta i soldi a casa, no, serve anche questo. Perché chi non ha la possibilità di andarsi a divertire o di andarsene al ristorante, serve anche una serata per trascorrere, per dimenticare i pensieri che si hanno. Animale!
Però, finito questo discorso, volevo fare il mio avvocato, volevo fare una lettera in base all'articolo 8 sulla stampa, poi alla fine gli dite, senta avvocato, ci facciamo la lettera, questi ci rispondono domenica, sabato, poi domenica non rispondere da capo, evitiamo, chiudiamo, tanto parleranno lo stesso, non è che non parleranno, vedremo cosa diranno. Però cari amici cittadini che state in piazza e che state ascoltando da tutta l'Italia e dell'Europa, io quando ho fatto il comizio stasera insieme a voi, questa è la gente che c'è, questi mascalzoni, perché sono dei mascalzoni, noi abbiamo le riprese che ve l'abbiamo fatto vedere in televisione, questi hanno fatto un montaggio hanno fatto per prendervi in giro. Perché non c'era quella piazza? Abbiamo addirittura visto zone di grottaglie. Perché una televisione senza dignità e senza moralità ha fatto il montaggio per prendere in giro il Tarantino. Non è la quantità della gente che sta in una piazza, è quello che c'hanno nel cervello, cretino! Però lunedì loro pensano, perché a loro volta si convincono da soli, si autoconvincono che il cittadino di Taranto è stupido, è un masochista che ha dimenticato tutto quello che hanno fatto contro di loro, che non hanno fatto proprio niente. E allora dice tanto buoni da cabina, signori delle forze dell'ordine. Uno, hanno dato veramente 70 euro e 50 euro a voto. Uno, poi, signore delle forze dell'ordine, perché si può tranquillamente vedere, hanno fatto votare i rappresentanti, è molto importante quello che sto dicendo, hanno fatto votare dei rappresentanti di lista che hanno portato nel collegio che li faceva comodo. Anche a Crispiano. Che cosa hanno fatto? Hanno spostato queste persone, la legge lo consente, e hanno votato. Sono ritornati nella città di Taranto, hanno detto che hanno smantellato la tessera e l'hanno riavuta di nuovo. E hanno votato per la seconda volta. Sono atti veri! L'hanno fatto! L'hanno fatta a Crispiano, a Stato, l'hanno fatta a tutto van. Ma è facile vedere. È vero che è un controllo molto vasto, però è anche vero che non si possono beffare della gente e devono pensare che loro sono più dritti degli altri. Questo significa essere delinquenti. Autorizzati e legalizzati. Io che cosa vi chiedo? Deve essere molto chiaro, ma lui non può essere candidato, non è candidato, ma lui, il figlio, la sorella, la come si chiama, allora può darci che non ce l'ha mai capito, lì sopra va Domenico Rana, perché lo stabilisce l'elettorato, i cittadini. Lì sopra vado pure io. E se qualcuno non vuol volare dalla finestra, perché sarò io la vostra garanzia.